Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani, nuovo video targato iPadItalia.com. Andiamo a vedere in questo nuovo Noobs Corner qualche altro trucchetto per utilizzare al meglio il nostro iPad. In questo video specifico andiamo a vedere come fare per andare a rimuovere le carte di credito salvate dal portachiavi, insomma, presente sul nostro sistema. Vi dico subito che, come potete notare, abbiamo cambiato un po' la grafica, insomma, dei video, perché adesso faremo un'acquisizione dello schermo del nostro iPad in modo tale da rendere tutto un po' più chiaro, a differenza di prima, insomma, con le riprese esterne. Iniziamo subito. Allora, iniziamo, andiamo a vedere come fare per andare a rimuovere appunto queste carte di credito salvate. Voi vedrete ovviamente iOS 9 qui perché ho la beta in questo momento, però le funzioni che vi mostriamo ovviamente sono compatibili anche con iOS 8 e nella maggior parte dei casi anche con iOS 7, quindi come sempre non cambia praticamente nulla nel nostro, insomma, modo di andare a mostrarvi le cose. Allora, per prima cosa ci rechiamo in impostazioni, andiamo giù fino a trovare la voce Safari e da Safari andiamo su riempimento automatico. Per riempimento automatico avremo a disposizione la voce carte di credito salvate e da qui avremo a disposizione le carte di credito. Io ne ho creata una di test con un numero, diciamo, a vuoto, giusto per farvi vedere, insomma, come funziona. Quando abbiamo quindi qui le carte di credito, possiamo decidere di gestirle, quindi di rimuoverle, oppure anche di rinnovarle nel caso dovessimo rinnovarle. Quando vogliamo rimuovere una carta di credito, magari perché è scaduto, perché non la vogliamo più utilizzare in questo modo, quindi anche per gli acquisti salvati magari su Safari per poterla utilizzare in dei siti che usiamo particolarmente, eccetera, clicchiamo su modifica, selezioniamo la carta desiderata e clicchiamo poi su elimina, diamo conferma e la carta viene eliminata tranquillamente. Quindi questo è un modo molto semplice per andare a rimuovere la carta direttamente dal nostro iPad senza dover passare per forza ad esempio da un computer, quindi è davvero un metodo molto 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 veloce. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, noi ci rivediamo con i prossimi Noobs Corner per iPad su iPad Italia, ovviamente sul canale YouTube di iPad Italia, che se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate anche un mi piace, quindi noi ci rivediamo ai prossimi video, a presto!